Ciao a tutti, io sono Giulia Marrone, sono una dietista, biologa e nutrizionista, dottore di ricerca in nutrizione clinica e mi occupo di nefronutrizione. L'iniziativa Il Dietista Risponde nasce con l'obiettivo di ascoltare, supportare e consigliare i pazienti affetti da malattia renale cronica per gestire al meglio la propria dieta personalizzata. La terapia nutrizionale è di fondamentale importanza nella gestione del paziente nefropatico in terapia conservativa. Gli obiettivi della terapia nutrizionale comprendono il mantenimento di un buono stato nutrizionale, il controllo del peso corporeo e la prevenzione o la correzione di segni, sintomi e complicanze proprie dell'insufficienza renale cronica al fine di allontanare l'inizio della dialisi. Le attuali strategie nutrizionali comprendono differenti schemi alimentari a contenuto controllato di proteine, di sale e di minerali, come ad esempio il fosforo e il potassio. Negli stadi iniziali di malattia renale cronica dovrebbe essere consigliata una dieta finalizzata alla normalizzazione dell'apporto proteico, cioè una dieta con 0,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Questa dieta dovrebbe assicurare un adeguato apporto calorico e un apporto proteico controllato, ovvero bilanciato per il paziente nefropatico. Quando la malattia renale raggiunge un grado moderato-severo e d'accordo con le indicazioni del nefrologo, è consigliabile seguire una terapia nutrizionale con un basso contenuto di proteine, ovvero una dieta ipoproteica. Tale schema nutrizionale non prevede l'eliminazione delle proteine, bensì un loro corretto consumo finalizzato a mantenere bassi i valori di azotemia, introdurre una bassa quota di fosforo per via alimentare e ridurre l'eventuale proteinuria. Questa dietoterapia prevede l'utilizzo combinato di prodotti aproteici, quali sostituti del pane, della pasta, dei biscotti e delle fette biscottate, con secondi convenzionali, quali carni, sia bianche che rosse, pesce e legumi. Ti basta un clic per interagire con noi. Inviaci o commenta inviando i tuoi dubbi, le tue domande e considerazioni. Seguici sui nostri profili social, Facebook e Instagram, per non perderti i prossimi video del Dietista Risponde.